Buonasera a tutti. Noi cerchiamo di sfruttarlo elasticamente. Tra le altre cose, non voglio trattenervi con commenti politici, visto che siamo nell'immediato dopo elezioni, addirittura c'è qualcuno che è in silenzio stampa, per cui le curiosità le rimandiamo a più tardi. Vi presento immediatamente l'importante ospite di questa serata. Abbiamo in linea l'avvocato Laura Canin dello studio Calvetti, che segue la causa dell'AVID, un'associazione della quale poi vi spiegherò due cose. Per quanto riguarda un fil rouge che abbiamo già iniziato a tracciare con la prima trasmissione sui diamanti, e qui stiamo trattando proprio l'argomento truffa in campo diamanti. Laura, buonasera, grazie di essere con noi. Buonasera Marco e buonasera a tutti i tuoi ascoltatori. Allora, dicevamo di Avid, faccio una piccola premessa, il preambolo, come si direbbe in termini giuridici. Certo. Avid è l'associazione Vittime Investimento Diamanti, nata tra le altre cose da molto poco tempo. Mi aiuti con le date perché effettivamente è una cosa abbastanza recente. Assolutamente sì, è nata, diciamo, successivamente alla denuncia della Gabanelli con la trasmissione televisiva di una di ottobre e una di novembre del 2017, quindi E poi c'è stata. 2016 è molto recente, Sì. Poi c'è di stata nuova anche la sanzione Costituzione. da parte della GCOM e questo ha messo in moto un sacco di cose, tra parentesi. Assolutamente sì, di cui Quindi parleremo AVID dopo si magari. occupa sostanzialmente di fare massa critica, partendo diciamo dagli investitori in diamanti che sono Certo. stati gabbati da alcuni istituti bancari, poi sanzionati diciamo, dall'autorità indipendente per la concorrenza del mercato, corretto? Correttissimo. Bene, allora come è nata questa cosa, Laura? Vuoi spiegarci per sommi capi come si sia sviluppata la cosa, eccetera? Allora, io penso che sia importante partire dalla ricostruzione del meccanismo perché ha, a mio avviso, una valenza assolutamente fondamentale. Il cliente investitore, generalmente appartenente a quella fascia di clienti della banca solvibili, quindi normalmente generalmente abbastanza avanti con l'età, in età di pensionamento oppure soggetti che avevano percepito il TFR dopo anni e anni di lavoro, quindi con un certo gruzzoletto, diremmo, da una parte, chiedevano al loro bancario di riferimento, con cui spesso avevano rapporti di lungo corso, come poter investire il proprio denaro in un prodotto che non avesse rischi. Infornata di vendite è stata sicuramente negli anni dal 2010 al 2013-14, per l'idea che mi sono fatta io, anche se ci sono alcuni clienti che hanno acquistato già nei primi anni 2000. Pertanto rivolta questa richiesta al bancario e il bancario proponeva di investire in diamanti. L'investimento veniva presentato come assolutamente sicuro, assimilato in una maniera molto forte al concetto di bene rifugio dell'oro. Quindi sì, perché è normale, tutte le leggi di economia lo dicono, che in tempi di crisi naturalmente si tende ad affidarsi ai cosiddetti tradizionali beni rifugio. Sì. Quindi veniva presentato un pacchetto nell'ambito del quale il diamante veniva qualificato seppur di un investimento, senza tuttavia che al cliente fosse sottoposta la sottoscrizione del MiFID, gli veniva presentato questo prodotto con un'esaltazione delle caratteristiche di durevolezza nel tempo, immediata commerciabilità del bene e soprattutto i due
elementi che convincevano davvero le persone che io ho ascoltato erano l'acquisto tramite il canale bancario, che dava la sicurezza al cliente di star facendo un buon investimento, e l'altro il fatto che le quotazioni dei preziosi acquistati fossero verificabili sul Sole 24 Ore ogni 3 settimane, se non ricordo male. Ecco, e qui si apre, anche se non sbaglio, proprio una delle parti come dire incongrue di tutto il discorso. Assolutamente sì. Perché in realtà poi il cliente che veniva, gli veniva lasciata questa brochure assolutamente meravigliosa, in cui si declamavano tutte le caratteristiche dell'investimento che stava per fare, poi dopo si è venuto a scoprire che in realtà le quotazioni, che al cliente veniva detto: guarda, che tu puoi verificare le quotazioni della tua pietra sul Sole 24 Ore. Detto in questo modo, sembrerebbe che io potessi consultare un listino, come faccio per la borsa, come faccio per l'oro, come faccio per altri beni, potessi consultare un listino ufficiale pubblicato sul Sole 24 Ore. In realtà dopo si è scoperto che trattavasi di spazi pubblicitari che venivano acquistati dalle società venditrici dei diamanti sul Sole 24 Ore, o ricordo, mi pare sia solo il Sole 24 Ore e non altri quotidiani. Anche la Repubblica, erano degli spazi pubblicitari dove le società venditrici pubblicavano le loro quotazioni, perché in realtà il listino Rapaport, che è quello internazionalmente punto di riferimento per la stima del valore di una pietra, per capirci, è quello per cui se noi col diamante che abbiamo acquistato andiamo dal gioielliere a farci dire quanto vale quel diamante, il gioielliere molto banalmente prende un'applicazione sul telefono, inserisce il peso, il colore e la purezza della pietra e ci dice quanto il listino Rapaport lo quota, e su quello ci fa il prezzo. Mediamente il valore Rapaport rispetto al prezzo pagato per lo stesso bene, quindi con le stesse caratteristiche di peso, purezza e colore, è all'incirca di un terzo rispetto a quello che è stato pagato dal cliente. E questa è stata la scoperta dirompente per quasi tutte le persone che io ho sentito, che prima della trasmissione di Report mai avrebbero immaginato di essere incappate in questo genere di meccanismo. Successivamente i beni venivano consegnati al cliente, nella maggior parte dei casi, in alcuni casi addirittura venivano trattenuti presso la società venditrice, ma non parliamo di questo tema, e venivano consegnati normalmente al cliente con un bel contratto di assicurazione. Il cliente li trattiene ove meglio crede, in cassetta di sicurezza presso il proprio domicilio. Sono assicurati contro la rapina, contro il furto, contro qualsiasi cosa. E con cadenza circa bimestrale le società venditrici inviavano al cliente una comunicazione relativa a tutti i diamanti acquistati, con l'individuazione degli stessi, il valore dell'investimento, che naturalmente portava il valore della venditrice, non il valore Rapaport naturalmente, e il valore quindi dell'investimento iniziale, il valore attuale e il rendimento. Con queste dichiarazioni la venditrice dice che il rendimento è costante, è sempre in salita e parte da un più 3% dopo il primo mese di acquisto per arrivare a un 16-18% dopo un anno e mezzo che il cliente aveva i diamanti presso il proprio domicilio. Perdonami, e qui comincia l'utopia. Ti chiedo solo un attimo per ricordare, ti chiedo solo un attimo per ricordare a tutti che siamo in linea su Radio Science.it,
Questa trasmissione è Grilli per la testa, condotta da Marco Grilli. Abbiamo ospite l'avvocato Laura Cagnin. A proposito, è uscita anche la nuova edizione della rivista Science News, per cui la trovate online. Torniamo a noi, Laura. Sì, l'utopia di dire dal 3% al primo mese al 18% dopo un anno e mezzo, sì, probabilmente comprando a prezzo Rapaport e poi rivendendolo dopo questi termini a qualcuno che non sappia come fare a comprarselo, se non altro a prezzo di un intermediario, perché poi è vero, possiamo calcolare anche che un'attività di intermediazione da parte di persone esperte chiaramente vada anche remunerata, ma da qui a triplicare il costo della pietra effettivamente siamo in pieni termini di truffa. E infatti su questo sta indagando la Procura di Milano, c'è attualmente un'indagine pendente a Milano contro le due società venditrici dei diamanti e contro gli istituti di credito che allo Stato risultano coinvolti. L'ipotesi è quella della truffa per il momento. Calcoliamo che il giro d'affari di cui stiamo parlando sfiora quasi il miliardo, Sì, stiamo parlando di... Ecco, mi hai preceduto, grazie, perché avrei proprio chiesto a quanto ammontasse il danno, perché di danno si tratta, adonta tra le altre cose di un mercato di investimento che è interessantissimo, quello dei diamanti, proprio perché considerati universalmente il bene rifugio per eccellenza, ancor più dell'oro, perché certo, tra le cose il diamante presenta delle caratteristiche estremamente peculiari, primo perché anche a parità di... come dire, caratteristiche citate, comunque non ce n'è uno uguale all'altro. Assolutamente. Seconda cosa, perché qua faccio un po' di promemoria agli ascoltatori, perché è importante capire alcune differenze rispetto all'oro. Tante cose, c'è anche stato uno scandalo nell'oro recentemente, se ricordiamo, perché si è scoperto che alla fine una volta assaggiati alcuni campioni di lingotto o di placca d'oro da investimento, si è emerso quanto ci fosse presenza di ferro all'interno del lingotto della tavoletta stessa, per cui l'oro non era più effettivamente quello che avrebbe dovuto essere, ma era una cosa completamente diversa. Qui addirittura invece abbiamo montato una bolla speculativa sul diamante. Sì, devo dire a onor del vero che i diamanti sono tutti certificati e sono esattamente rispondenti alle caratteristiche del certificato. Il vero tema è che sono stati pagati circa 3 volte di più di quello che valgono realmente. Certo. Sì, però in questo caso sicuramente non c'è un bene parzialmente contraffatto, ecco, questo sicuramente no. Almeno per quelli che ho visto io non mi è capitato di vederli. Sì. Non mi è capitata questa ipotesi nei vari casi che abbiamo affrontato finora, non c'è questa. Ecco, quante persone, bene o male, hanno aderito fino adesso a questa, potremmo definirla quasi una class action praticamente, se non fosse... Sì, anche non se lei... Sei meglio di me che la class action in Italia non esiste in realtà, esiste un'azione collettiva, nel senso americano del termine, esiste la possibilità di esperire un'azione collettiva con interessi omogenei, cioè facendo un'unica causa per più soggetti che si trovano nella stessa situazione nei confronti dei medesimi soggetti, quindi in questo senso parliamo di azione collettiva. Mi permetto di fare una piccola precisazione su quello che tu prima hai definito il danno. Io penso una cosa, che il danno non sia il giro d'affari che è stato creato in questo modo, ma il danno sia quello che il cliente ha subito per non aver potuto investire il proprio denaro nel medesimo periodo di tempo. Cioè, io confido non tanto nel risarcimento da parte delle società venditrici, che al momento una delle due sicuramente ha il sito internet che è diventato inattivo da novembre 2017 e dice che le attività di vendita riprenderanno quanto prima, quanto
negli istituti bancari che sono generalmente solvibili e a parte i noti casi noti alla cronaca. Compito aprire un altro discorso. Sì, no, lasciamo stare. Cose va di pari passo, se non ricordo male, tra parentesi, con le cause in corso contro la Popolare di Vicenza e la Veneto Banca. Sì, abbiamo all'incirca 6.000 ex azionisti iscritti, sì, che tuteliamo. Sì. 1 miliardo di euro da una parte e sì, 6.000 azionisti dall'altra. Molto bene, direi. Sì, sì, in termini ironici, ovviamente. Sì. Quindi, secondo me, il danno che il cliente ha subito, cioè, io penso che sia assolutamente doveroso che al cliente siano restituiti i denari che lui ha speso per acquistare diamanti a fronte della restituzione delle pietre, oppure la corresponsione da parte del soggetto che ha creato il danno di un differenziale pari al valore Rapaport dei diamanti e la somma investita. Ma il danno, esatto, ma il danno che io ho subito è se io nello stesso periodo di tempo avessi investito in un bene rifugio che ha un listino ufficiale, perché il tema qua è il listino Rapaport, che è di fatto quello ufficiale, ma non è non è pubblicato, cioè, diciamo, fini... per correttezza bisogna dire che sì, è il listino di riferimento, sì, del diamante, sì, ma di fatto è un listino ufficioso più che ufficiale, perché non esiste alcun listino ufficiale in, sì, realtà sul diamante. Quindi se io per lo stesso, faccio un esempio, se, che così ci capiamo meglio, se io nel 2013 avessi investito 50.000 euro in oro, per esempio, oggi quanto avrei guadagnato? Quindi il danno non è solo la restituzione della somma, ma è anche il mancato guadagno con un bene omogeneo a quello che io ho acquistato, secondo me. Stiamo creando un parallelismo con l'oro che però perdonami, per la vedo dal mio punto di vista, siccome conosco anche il discorso diamantifero, è un po' diverso per una serie di motivi. Primo, perché l'oro ha comunque delle quotazioni ufficiali. Seconda cosa, perché ha un monitoraggio diverso e delle fluttuazioni completamente differenti, per cui capisco, cioè, è corretto per come la vedo io, l'esempio calza, ma ci sono delle proporzioni da fare. Assolutamente, ci sono delle proporzioni da fare, però è naturale che io devo prendere, secondo me, come punto di riferimento un bene altrettanto rifugio di quello che io ho acquistato, e il diamante è indubbiamente un bene rifugio. Sì, sì, lo è. Sì, quindi c'è un'omogeneità che io posso creare con adesso vedremo se con l'oro o prendendo un altro paniere, ma questo lo valuteremo quando ci sarà da chiedere il risarcimento dei danni. Per il momento si va avanti con le denunce per truffa che allo Stato noi stiamo depositando per tutti quelli che ci danno, che si iscrivono ad Avid e che dopo danno, e Avid poi dopo dà il mandato allo studio per procedere. Certo, quante diciamo cause sono in piedi in questo momento? Beh, al momento noi abbiamo depositato una cinquantina di querele. Ecco. Penso che siano un po' poche, perché sono comunque in corso di redazione. Penso che siano un po' poche perché se ne parla poco. Cioè, penso che siano molti di più i casi, ma se ne parla molto poco. Sono d'accordo con te, anche perché io credo che anche qui, scusate i troppi anche, valga in certo senso un po' di timore o di vergogna da parte di qualche investitore per il fatto di essere stato gabbato in questa maniera. Cioè, i più reattivi si fanno pochi problemi e portano tutto alla luce del sole, altri probabilmente hanno una sorta di effetto televendita per cui si vergognano di dire che siano stati coinvolti in cose di questo genere. E comunque il mercato diamantifero in Italia è il numero uno in Europa
tanto perché ci capiamo. Quindi 50 persone secondo me sono effettivamente molto poche. Sì. Penso che le vedrete crescere nel corso del tempo. Ma è possibile, io mi auguro che tutti quelli che sono stati che sono incappati in questo genere di meccanismo vogliano far valere le proprie ragioni, perché non c'è nessun motivo a mio avviso di vergognarsi. Capisco l'effetto televendita che hai giustamente citato tu, comprendo il meccanismo. Dall'altro lato io penso che non ci sia assolutamente nulla di cui vergognarsi per essere andati in banca e aver chiesto di poter fare un investimento che fosse un investimento sicuro e che non fosse troppo fluttuante nel tempo. Ovvio che il bancario dispone degli strumenti informativi che il cliente medio, per quanto anche magari di buona cultura, di buona preparazione, non possiede, come non possiedo io per esempio, non saprei, mi affido alla persona che mi segue e che magari conosco anche da anni, quindi letteralmente mi affido a ciò che mi viene suggerito. Diciamo che è l'ennesimo caso di come dire, di banca che invece di tutelare l'interesse del proprio cliente ha fatto solo e soltanto il proprio interesse, peraltro non so effettivamente se colpevolizzare i singoli funzionari di banca che hanno fatto aderire all'offerta le persone, quanto piuttosto che sia un diktat dell'istituto stesso che ha messo a disposizione dei propri dipendenti determinati strumenti di difficile controllo da parte propria, diciamo nell'intimo del dipendente, perché alla fine le banche si stanno spostando sempre maggiormente verso una linea di business diversa da quella originaria. Per esempio, permettimi questo piccolo inciso a buon sì, pro degli ascoltatori, sempre meno le banche fanno le banche come dovrebbero farlo, ma propongono prodotti che consentono loro di marginare maggiormente rispetto all'attività bancaria in senso stretto, a meno che non siano banche d'affari, ma allora lì il discorso è completamente differente. Assolutamente sì, sicuramente come immagino sempre l'ordine di piazzare il prodotto arriva da un ordine di scuderia, questo non c'è assolutamente ombra di dubbio su questo. Ricordo però, permettimi, a tal proposito, che già nel 2013, nel lontanissimo 2013, alcune associazioni dei consumatori, quindi ante report e ante tutta la polemica che c'è adesso, alcune associazioni dei consumatori fecero un esposto, mi pare di ricordare a Consob, adesso vado a memoria e quindi perdonami se per caso mi sbaglio, ma mi pare proprio a Consob, in cui segnalavano questo genere di pratica da parte di un certo numero di istituti bancari. E Consob rispose, si reperisce facilmente in internet la delibera di Consob, che non trattandosi di uno strumento finanziario non era sottoposto al controllo e non c'era necessità di far firmare al cliente il MiFID, perché non si trattava di un investimento di natura finanziaria. Però tu mi insegni che nel momento in cui c'è un rendimento che la venditrice stessa mi dichiara, anche la Cassazione stessa dice, sempre nel 2013, che è prodotto finanziario ogni investimento con una promessa di resa. Certo, perché altrimenti verrebbe, sì, è proprio l'aleatorietà di questa resa che rende lo strumento finanziario in sé. È certo, se no compro una cosa, appunto, e basta. Se no vado a comprare un diamante, ma lo compro perché mi va di comprarlo e di aprire la cassaforte la mattina e guardarlo e dire che bello che è. Sì, beh, in effetti il vantaggio dell'investire in diamanti rispetto ad altre forme di investimento finanziario prettamente tali, immobiliari se vogliamo,
è proprio la materialità del bene, cioè effettivamente gode di tutto ciò che è il pro dell'articolo 812 del codice civile, se mi permetti il riferimento legislativo. Certo. Sì, 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 per sì, cui certo. Nella sua materialità il diamante è un bene mobile per definizione, come tale si trasferisce, tra parentesi. Assolutamente, cui... assolutamente, ah. Sì. Quindi già nel 2013 vi fu questo genere di segnalazione e gli organi di controllo non erano intervenuti. Questo bisogna dirlo perché è un tema abbastanza importante e adesso, dopo che è stata aperta l'istruttoria da parte dell'antitrust e da parte degli organi di controllo, c'è stata la famosa multa di cui tutti sono a conoscenza, agli istituti bancari coinvolti e alle società venditrici dei diamanti, però la Consob deve ancora esprimersi su questo punto. Ma qui Laura, vedi, stiamo aprendo un'altra tematica ancora, sì, perché sì. Sto pensando che da più parti, anche politicamente, una in particolare, a essere onesto, si è sempre additato il caso delle autorità garanti come entità molto particolari, soprattutto sono organi comunque di creazione politica che dovrebbero essere, perdonami il francesismo, tutta fe, indipendenti sostanzialmente, e non lo sono perché sono sottoposti a determinati tipi di pressione. Abbiamo anche dei casi recenti per cui, senza accomodarsi, si chiamano garanti, io da cittadino suppongo che siano a garanzia del cittadino. Brava, e qui dovremmo aprire un altro discorso, ma lo rimanderei a un altro appuntamento. Se sì, sera. Sì, sì, sicuramente sì, assolutamente. Allora, ricordo a tutti momentaneamente, approfitto di questa pausa per ricordare appunto che siamo su Radio Science, queste Grilli per la testa, continuiamo con la nostra ospite. Ecco, quindi in pratica il nodo di tutta la causa è non tanto, immagino io, l'investimento stesso in diamante, quanto la bolla creatasi attorno a questo investimento. Assolutamente sì, assolutamente sì, perché come giustamente ricordavi tu prima, se un diamante con le caratteristiche X, Y e Z è quotato Rapport 5.000 euro e io lo acquisto come investimento, ci sta che io possa pagarlo un po' di più di questi 5.000 euro perché pago il servizio dell'assicurazione, perché pago l'intermediario, perché pago una serie di cose, di ma non circa tre volte esatto, una serie di servizi, ma non circa tre volte tanto. È evidente che il gap tra il valore di mercato del diamante e il prezzo pagato dal cliente è davvero troppo grande. Devo dirti che le società venditrici, alle lettere che noi abbiamo mandato, rispondono su questo tema dicendo: ah, ma il prezzo, il listino Rapport è il prezzo dei diamanti all'ingrosso e pertanto voi sbagliate completamente a prenderlo come punto di riferimento. Guarda te, chissà che caso che mi dicano che sbagliamo a prenderlo come punto di riferimento. Primo, in realtà è l'unico punto di riferimento prendibile. In secondo luogo, è evidentemente una giustificazione che non sta in piedi, perché se io, possessore del diamante, vado in gioielleria e dico: guarda, ho bisogno di liquidi, ti vendo questo diamante perché ho bisogno, che ne so, di rifare il bagno, di fare delle cose, perché ho voglia di disinvestire. Questo è una forma di tesaurizzazione come un'altra, in un certo senso. Certo, è certo. E ho voglia di investire in questo perché ho necessità di comprarmi la macchina, di fare il bagno, di cambiare la cucina, di fare quello che mi pare, insomma. E il gioielliere, come ti dicevo prima, lo quota Rapport e mi fa il prezzo, che normalmente è addirittura inferiore quando tu vai a vendere questo genere.
cioè. Come quindi addirittura inferiore rispetto al listino Rappaport, ma come sempre, ma vedi, il fatto è che loro quotano le venditrici, fanno un prezzo della pietra creando, lo dico impropriamente, una sorta di catena di Sant'Antonio, no? Cioè, se tu un giorno vuoi venderlo, tu l'hai acquistato da loro, no? E tu vuoi venderlo, adesso è scoppiata la bolla, quindi non si sa cosa succederà, però se io avessi voluto un anno fa venderlo, avrei dovuto dare mandato di vendita alla società venditrice, che invece in fase di promozione dell'investimento mi diceva che li avrebbe riacquistati allo stesso identico prezzo, ma poi dopo sul contratto invece c'era scritto che tu gli dai mandato a vendere la pietra. Se tu la vendi entro tot tempo, anche qui non è un patto di riacquisto, ma neanche per idea, no, è un mandato, dice, a vendere. Si definisce in termini commerciali di remarketing, cioè sostanzialmente di rimessa sul mercato. Esatto, esatto. Quindi se io ti do il mandato a vendere prima dei 5 anni, adesso cito a memoria, quindi posso non essere precisa sulle percentuali. Sì, perché è il periodo di investimenti, diciamo, unica, mettiamola così. Esattamente. Quindi se io lo vendo prima dei 5 anni, se ti do mandato a vendere prima dei 5 anni, se tu lo vendi, quindi se trovi un altro nello stesso circuito di sovra... Di sovrastima della pietra a cui rivenderlo, io devo pagare a te venditrice, a te da cui ho acquistato il diamante, una percentuale del 16% nei primi 5 anni. Sì, certo, come no. E negli anni successivi una percentuale sempre inferiore, che comunque importano sempre un range tra il 7 e il 16% le percentuali di vendita. Quindi ovviamente adesso non trovano più nessuno a cui vendere diamanti a quel prezzo lì, perché ormai le persone lo sanno e quindi non più nessuno della banca proporrà l'acquisto in diamanti in questi termini qui. Quindi, infatti si è formato, perdonami, un solido mercato di intermediari specializzati ed individuabili proprio per sopperire a questo genere di richiesta, perché è ancora molto forte in Italia. Certo, quindi sì, questa è un po' la situazione. Non resta che, a mio avviso, tenersi le pietre e provvedere a tutelarsi legalmente, perché poi dopo ricordiamo che anche sui giornali è uscito che uno degli istituti bancari coinvolti intende risarcire l'intero prezzo pagato dal cliente. Io ho esaminato la documentazione, c'è un meccanismo particolare per cui ti restituiscono in buona sostanza il prezzo che tu hai versato dopo un tot di tempo, con una certa serie di procedure, però non ti riconoscono naturalmente alcun danno, e soprattutto se le persone che hanno acquistato diamanti non reclamano e non fanno nulla, gli tocca alla fine tenersi le pietre esattamente così come ce le hanno. Quindi oltre al danno, la beffa oltretutto. Quindi sì, non è che dopo gli istituti bancari danno... non è che gli istituti bancari ti chiamino a casa e ti dicono: guardi che noi sappiamo che lei ha acquistato le pietre e la risarciamo. No, assolutamente non è così, ovviamente. Lì bisogna che le persone si facciano parte attiva nel tutelare i propri diritti. Discutevo, per esempio, passando a un argomento in parallelo, discutevo con un'impiegata del centro per l'impiego e dicevo: però è strana questa cosa per cui quando una persona si trova in stato di disoccupazione nessuno attivi determinati meccanismi in automatico, quantomeno di evidenza della problematica, questa persona è senza lavoro, però se aprì la partita IVA l'INPS arriva come un caccia, per dire. Qui sono curiosi questi meccanismi per i quali quando devi dare arriva tutto in automatico, quando devi avere nessuno ti informa. Questa è fatalità. Questa è veramente una cosa grande, mi sono sempre domandato, abbiamo il nostro paese che funziona alla rovescia, dovremmo girarlo come un calzetto, altro che lo stivale. Va bene, dai.
c'è qualche altra notizia che tu abbia voglia di divulgare in modo che le persone possano dirsi quantomeno un pochettino più informate, salvo poi eventualmente prendere contatto con l'associazione, vostro tramite o con voi per certo. tramite l'associazione? Ma guarda, io penso che abbiamo toccato più o meno tutti i punti della vicenda. Naturalmente resto a disposizione per l'esame di ciascun singolo caso dovesse essere sottoposto. Devo dire che quelli che ho visto finora si differenziano poco l'uno dall'altro come meccanismo. Si tratta naturalmente di esaminare i documenti di ciascuna singola posizione e verificare che corrispondano a quanto effettivamente narra il cliente. Quindi mi pare che le informazioni che abbiamo dato insieme siano state abbastanza complete e resto a disposizione qualora vogliate parlare nuovamente di questo argomento, perché penso che sia necessario parlarne, perché se ne parla troppo poco. Ritengo che abbia un'utilità assolutamente sociale, perché invece, cioè, bisogna avere rispetto dei soldi della gente. Non si può approfittare della buona fede delle persone per lucrare, perché secondo me farlo equivale a essere degli strozzini fondamentalmente. Vai da una persona che è in un momento di bisogno, per quanto con sfumature differenti, e ti approfitti di quello che la tua posizione ti permette, diciamo, di sfruttare verso queste persone, anziché essere di aiuto a queste persone, quindi consigliarle. Ecco, questa è una cosa che per me è assolutamente riprovevole, quindi ben venga l'occasione di riparlare dell'argomento. Peraltro sei stato un ospite estremamente brillante e gradita, quindi ti ringrazio della partecipazione. Grazie a te per l'invito. Due sole cose. Allora, quando mi dicevi prima del risarcimento di questo istituto bancario che si è detto disposto a risarcire, diciamo, to cure la cifra investita dal cliente, si parla comunque di risarcire la cifra e lasciare comunque il bene a titolo di risarcimento, o no, restituendo no. il bene? È certo, sì. Andrebbero semplicemente massacrati, per quel che mi riguarda, ma questo è un altro discorso, anche perché hanno rovinato, tra parentesi, la buona fama del mercato diamantifero, che per carità di Dio si presta ancora a determinati sogni, miti e leggende, diciamo che ancora non è molto noto, e forse da una parte è anche un bene, forse, non lo so, però ecco. Questo è quanto. Per quanto riguarda invece la tua barra disponibilità dello studio che sta affiancando l'associazione, puoi darci qualche riferimento eventualmente? Beh, guarda, io penso che forse in questo momento è la cosa più semplice, visto anche che gli ascoltatori mi hanno sentita, sia trovare i contatti con una banalissima googolata. Basta mettere Studio Calvetti, si trovano tutti i nostri contatti. C'è anche la possibilità di fare una richiesta di informazioni tramite mail, che dopo viene smistata all'interno dello studio, e non appena possibile noi cerchiamo di riscontrare, incontriamo il cliente e poi dopo gli diamo anche tutti i riferimenti per l'associazione. Bene, gli spieghiamo come funziona e ci occupiamo, insomma, di dargli un panorama il più completo possibile di come gestiamo la questione. Allora, ringraziamo infinitamente Laura Cagnin per la sua partecipazione, e poi avrò grazie modo a te, Marco. Di risentirti per approfondire determinate cose e poi magari per pianificare un altro intervento. Quindi approfitto per salutare i nostri ascoltatori e ringraziarli per essere stati con noi una volta di più. Mi auguro che effettivamente il risvolto sociale di questa trasmissione sia ben chiaro e che quindi non sia trattato di una cosa o di un messaggio pubblicitario. E rimando tutti quanti alla prossima puntata. Da Marco Grilli, Grilli per la testa e Radio Science, un caloroso abbraccio e arrivederci. Buonasera.